Poco o nulla nella domenica delle Abruzzesi, con i club di Lega Pro che collezionano 4 sconfitte e un solo pareggio. Dunque, sui 15 punti a disposizione, tra prima e seconda divisione, l'Abruzzo ne incassa solo uno, con il pareggio tra l'altro interno dell'Aquila. Trova insomma il sorriso pieno solo il Pescara, che nel sabato di Serie B infila e per 5 volte l'Albino Leffe, riceve la palma del miglior attacco del torneo con 18 gol all'attivo, riprende la rincorsa in alta classifica e diverte soprattutto con Insigne e Immobile. 3 vittorie su 3 l'Adriatico Giovanni Cornacchia e adesso la sfida infrasettimanale a Sassuolo per interrompere la dieta esterna. Per il Lanciano finisce a Frosinone la serie utile di 4 vittorie in un 2-1 bugiardo. I ragazzi di Gautieri vanno in gol con Pavoletti, poi sciupano altre occasioni d'oro per raddoppiare dominando tutta la prima frazione. La resa arriva alla distanza e all'improvviso con i gol degli ex Bonvissuto ed Artistico. Una sconfitta che comunque farà crescere i ragazzini terribili. Il tecnico Carmine Gautieri. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo contro una squadra importante come il Frosinone. Abbiamo creato 7-8 palle gol, il portiere penso che sia stato il migliore in campo. Il secondo tempo ci siamo abbassati un pochino troppo nei primi 10 minuti e abbiamo subito 2 gol. Abbiamo subito 2 gol nell'unico tiro in porta, che poi è stato quello di Pignalosa. Dispiace, perché poi anche il secondo tempo abbiamo creato 3-4 palle gol, dove c'era anche qualche situazione importante per noi, dove non capisco come non si riesca a vederlo. Secondo me era un rigore netto, però dispiace. Penso che la gente si sia divertita, noi bisogna ripartire da martedì con la massima tranquillità. In seconda, pareggio incolore per i rossoblù dell'Aquila, che fanno 0-0 col Fondi. Brutto primo tempo, appena sufficiente la ripresa. Una giornata storta, riusciamo a portare a casa un punto, con un pizzico di fortuna alla fine poteva anche portare a casa 3 punti, ci accontentiamo così, però ripeto, ci aspettiamo tanto di più da questa squadra e cercheremo di migliorare partita dopo partita. Sconfitta e proteste per il Chieti, che a Catanzaro cede per 2-1, ma recrimina soprattutto per un calcio di rigore dubbio. Al 91esimo rete abruzzese di Berardino, il tecnico Silvio Paolucci. I primi minuti abbiamo commesso un'ingenuità dove loro hanno fatto gol e sicuramente poi loro hanno sviluppato la partita. Magari poi ci poteva stare un rigore, solo 1-0 per loro dopo 15 minuti del primo tempo, se non mi ricordo. Dopo la seconda parte del primo tempo penso che la partita l'abbiamo fatto noi, abbiamo secondo me creato 3-4 situazioni importanti, non l'abbiamo sfruttati. Poi il secondo tempo è stato deciso dall'arbitro, perché secondo me è dato un rigore inesistente. Cade in casa il Giulianova rivelazione, che pressa, sfiora più volte il gol al cospetto del blasonato Perugia, poi cede a 10 minuti dal termine grazie a un gol di Clemente. Un solo errore pagato carissimo, con i giallorossi che ricevono comunque applausi. Solito stop per il Celano, che non si schioda dal fondo della classifica. 3-2 il finale sul terreno dell'Arzanese, e partita coraggiosa ma puntualmente sfortunata ed ingenua. Tempi duri per il tecnico Facciolo. E poi la Serie D, prima gioia per la Tessa Val di Sangro, che nel derby con l'Angolana vince sul rigore all'ultimo minuto, straripante Teramo con 7 gol rifilati al modesto e giovanissimo Real Rimini, con la vetta saldamente in pugno. Vittoria esterna per il San Nicolo a Trivento e battute d'arresto per Luco Canistro, Sant'Egidiese e Miglianico, che rimangono purtroppo nella parte destra della classifica.